Ciao a tutte e benvenute nel mio bagno. Allora, sono qui per parlarvi di questa, che è una spazzola che io ho comprato su eBay, che avevo già visto su internet a circa 50 euro. Allora, premetto che io non li ho spesi 50 euro, ho speso 14,90 euro. Dopo, qui sotto nell'info box, vi metterò il link per comprarla a 14,90 euro. Chiaramente ho chiesto alla ditta se potevo linkare, mi hanno detto di sì, chiaramente, naturalmente. Questa comunque io l'ho pagata, nessuno mi regala niente. Tolgo gli occhiali perché. E quindi dicono che sia una spazzola miracolosa. Allora io ho lavato i capelli, li ho asciugati un po' col phon, come si suol dire alla cavolo, e li ho pettinati così con una spazzola normale. Allora diciamo che io di solito faccio la piastra e ci metto una vita per farmi i dritti, poi comunque al mattino devo dargli sempre un colpo di phon. Allora, qui c'è un pulsante d'accensione e un più o meno per le calorie che deve avere. Qui ha già raggiunto 230 gradi, quindi dentro è bollente. Adesso la farò a 230, però magari poi vi dirò se funziona anche a temperature più basse. Chiaramente al mattino quando me ne vado via da casa, e di solito parto presto, accendere il phon se qualcuno ha letto, magari la disturbia, quindi 2 secondi e sempre la testa messa malissimo. Comunque, questa è la spazzola, ha già raggiunto, come vedete, si vede i 2,30, non so, non credo che si veda, ecco, forse è così. Ok, vabbè, comunque 230 gradi. Adesso 2,25 perché ho toccato il pistolino. Ah, ok. E mi poteva mancare una cosa così? Come solito io le provo sempre tutte. E quindi divido la mia testa in due, però molto grossolanamente così, perché ho parecchi capelli. Ciao. E poi vado a prendere una ciocca e pettinarla. Vado sotto, in su, così raggiungo le radici. Che molti si lamentavano che le radici non vengono prese. Invece se io vado così, prendo anche vicino alla radice. Scalda molto, come una piastra praticamente, però è una piastra. Però adesso sembra che funzioni. È una piastra fatta a spazzola praticamente. Dice che è ionica, per cui non dovrebbe rovinare i capelli. Boh, boh, boh. Comunque tutte le cose rovinano i capelli, quindi anche la piastra è normale. Io li sto pettinando normalmente. Devo dire che 2,30 è parecchio calda, quindi forse la potevo mettere anche un po' meno. Ok, li pettino ancora. E come vedete, liscia. Liscia molto. Pensavo molto meno. Ok, adesso prendo magari la ciocca da quest'altra parte. Qui dietro poi un po' gli avevo dato con il phon, perché se avete i capelli molto ricci, io credo che questa non sia, non faccia caso vostro, ecco. Ma devono essere proprio quel riccio riccio. Però se voi prima col phon date una piega un po' più dritta con la spazzola, comunque con il pettine, una spazzola normale anche, dopo non saranno più così ricci e difficili da fare. Sto passando 2 o 3 volte, non è che. Ok, vedete, anche di qua ho già finito. Se avessi dovuto farlo con la piastra avrei dovuto usare un'altra spazzola, la piastra e comunque ci avrei messo più tempo a fare la parte sotto. Ok, adesso prendo un elastico, lo prendo proprio qui, l'elastichino, e mi raccolgo quelli già fatti perché non vorrei passarli troppe volte sopra. Quindi giusto per tenerli così e lascio andare quelli sopra. A questo punto prendo
gioca qui. E vado a pettinare. Ho toccato di nuovo il più o meno. Vediamo. Aiuto. Arriva fino a 300, non lo so. Comunque arriva molto molto più su. Io penso che 230 sia troppo già. Quindi vado a pettinare normalmente e loro si lisceranno. Adesso io continuerò a far tutto la testa e poi ci rivediamo. Eccomi qua. Allora, ho fatto un po' di pettinata, insomma, mi sono pettinata anche a testa in giù un po'. E devo dire che qua ha funzionato come doveva. Ha fatto il suo bel dovere. Ha lisciato i capelli in poco tempo. Sono anche morbidi, quindi come tipo quando si fa la piastra, le squame si chiudono dei capelli, per cui sono anche più morbidi. Dove appunto ho passato la piastra sono belli dritti. Aspetta che mi giro, io non mi vedo, però credo che sia molto bene anche qua, adesso mi guarderò. E comunque non è che devo fare tanta fatica per te. Devo solamente pettinare. In tutto ci avrò messo 15 minuti, 10-15 minuti. Qui per esempio dove voglio fare un po' di piega diversa, qua, prendo il tutto e faccio un po' di come facevo con la piastra, poi non è che cambia tutto. Ecco, vedete che rimangono un po' più su. Io non è che me li faccio sempre i capelli dritti perché non ho mai tempo, però da adesso poi lo farò più spesso perché vedo che in fondo è come pettinarsi, cioè una cosa molto 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 tranquilla. Qui anche nel ciuffo do un po' di piega. Aspetto un po', che adesso si è un po' abbassata. L'unica sfiga che i pulsanti sono proprio qua dove c'è l'impugnatura, per cui bisogna tenerla un po', tenere l'impugnatura un po' decentrata, perché sennò tutte le volte schiacciate i pulsantini e quindi non viene bene niente. Adesso va bene, prendo la spatola normale, darò un po' di lacca o olio, quello che è. Che non vuole, però da come ero prima, guardate magari all'inizio del video a come sono adesso, mi sembra che la piega sia venuta, quindi non dico proprio addio parrucchiere, però al mare questa qui io credo che sia una cosa, ecco, basta tenerla un po' girata. E la piega viene comunque anche un po' così. Bene, direi che l'esperimento ha funzionato. 14,90 euro già compresa di trasporto. L'ho ordinata ieri pomeriggio, non mi ricordo più che ora, comunque nel primo pomeriggio. Mi è arrivata questa mattina con GLS, Corriere Espresso. Quindi ne ho vista anche su eBay, dopo ho riguardato, ce n'erano anche da 11 euro, però poi il trasporto costava, mi sembra, 5-6 euro, per cui non dico che sia la meno costosa, sicuramente se cercate ne trovate ancora meno. Accertatevi che sia la stessa e qui, insomma, è la
la spazzola rosa, famosissima, miracolosa. Direi che comunque miracoli non è che ne abbia fatti tanti, però il miracolo è che alla mattina, se mi sveglio con i capelli un po' sparati, posso comunque in 3 minuti dare un colpo di calore e rimettere tutto a posto. Ma se i miei capelli poi sono riccio naturale, un mezzo che non sa né di carne né di pesce, come dicevamo ieri con Marilena, anche i miei sono così, e quindi quando li asciugo anche naturalmente dopo lisciarli è un problema. Invece qui ho visto che funziona veramente bene senza dover stare lì e diventare matte. Poi non brucia, perché sì, ok, se mettiamo la mano dentro sì, però così anche fa calore, ma non brucia. Bene, dopo mi metto nell'info box tutte le informazioni. Questa spazzola Fast Air, aspettate che metto gli occhiali perché non ci vedo, maledette perline che mi hanno fatto perdere la vista. Fast Air Strange Trainer, vabbè, questo è quanto. Ok, e vedete, adesso ho toccato e è scesa di gradazione. Quindi. Comunque io ho finito, penso di essere già a posto per uscire. Se verrà anche mia nipote a trovarmi, la farò anche a lei perché voglio vedere su diversi capelli, ma lei poi ha i capelli abbastanza dritti di suo, quindi non avrò sicuramente problema. Secondo me, comunque, come vi ho detto prima, perché ha i capelli molto molto ricci, è meglio la piastra normale se volete proprio addrizzarli, farli dritti dritti. Perché invece hai capelli come me, poi io tengo sempre gli occhiali sulla testa, quindi vabbè, sono un caso clinico. Però perché hai capelli medio, medio mossi e riesce comunque col phon a dare una piega dritta con la spazzola e il phon normale, cioè proprio testa in giù, spazzolare, calore e poi testa dritta, spazzolare. Come avete visto all'inizio del video non erano dritti, erano solo pettinati così normalmente. Con questo risultato direi che io sono contenta. 14 euro è il minimo che potevo spendere. L'altra volta avevo preso quella della Lidl, una piastra che doveva fare tutto lei, ricci, boccoli, e là sopra. Penso che andrà a finire direttamente al cassonetto, perché proprio la piastra non si poteva usare perché tirava i capelli. Non so neanche se farvela vedere o no, perché tanto comunque era un'offerta Lidl e non mi ricordo neanche quanto l'ho pagato. E comunque non funzionava, cioè bisogna essere in due a farsela, quindi da soli diventava proprio veramente un problema. Quindi il mio parere su questa spazzola è positivo, sempre se avete capelli non troppo ruffi ricci di suo. Tutto qua. Con questo vi saluto, grazie per la visione. Dal mio bagno è tutto e arrivederci, ciao. Magari dopo, se viene mia nipote, vi faccio vedere anche come viene a lei.